nasconde tutto la televisione! È una vergogna! Vergogna! La gente 300 euro di pensione e sti fitusi 1000 euro! Grazie Presidente, breve circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria conciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Vergogna! Preferisco lei. È mia figlia. Tu scritti una frega di cazzate. Ma che cazzo volete? Ci volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Fregata. Marcolo, 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 Marcolo. Lecca culo, lecca culo, lecca culo. Quest'uomo è evidente, ha bisogno di aiuto. 118! Stampacina 18! Che sta di caso? Tanto ve la do nei nostri seggi. E l'altro uccisce. SKP o nelle SKP? Ha fatto la neve, oddio, oddio, non potevi uscire, a tui dai, scendete per la casa. Saluta Antonio. Ciao. Il gatto e la volpe focus, in studio Marco Tontodonati. Ben ritrovati, il gatto e la volpe focus, capitolo primo con Germano D'Aurelio, in arte Duccio. Ben arrivato. Delle bestie, sa da capire qual è il gatto. E ah, qual è vero, questa è la prima domanda. E tu qual è la olba? Tu ti senti più gatto o più volpe? Ma guardi, io mi sento più stupido, specialmente quando passano gli anni, perché sono un po' così, un po' rinco. Per non dire Ringo, quello dei biscotti. No, tra l'altro ti ringrazio perché stiamo registrando... Mattino presto. E tu sai, con tutte le tue serate, insomma, fai sempre tardi, sei stato molto carino. Adesso non è più manco la serata. Ma sei sveglio però, siamo il bioritmo che non mi prende... Vedo un po' di schiuma. Ancora. No, non è la schiuma. Ah, non è la schiuma della vecchiaia. No, ti spiego, per abbronzarsi meglio a Pescara con questa stagione che piove sempre. Terribile. Vi consiglio ai maschi, ovviamente, di farvi la barba e poi passare il leocrema. Il leocrema, dovunque lo metti, appena viene la lampadina, t'abbronza. Leocrema. Vabbè, sì. Allora facciamo questa pubblicità volentieri. Leocrema. Assolutamente, lo puoi mettere in qualsiasi parte perché non fa male. Bene. Quella parte là, la luce del sole, pur della lampadina, s'abbronza. Benissimo. Senti, allora, visto che fai sorridere sempre, tu come hai scoperto saper far ridere la gente? No, come l'hai scoperto? Non ancora lo scopro, però volevo sapere quale telecamera... Quella devo lì. Guardare, questa grossa. Questa qua. È per il nostro regista, che salutiamo, Stefano Severini, salutiamo anche Sandra Marini, salutiamo tutto lo staff di Round 35 che ci ospita in questo splendido studio di registrazione. Io spero, nel mio futuro, se ne ho, non lo so, di venire a registrare un disco qui, alla Step Music di Stefano Severini, storico, luogo... Di grandi cose. È una bella realtà pescarese. Sì, ma anche davvero perché c'è una bella realtà. Il fonico, che è stato pure il mio tastierista. Il tuo tastierista. Negli anni, sì, quando era giovane, eccetera. Anche perché vedi, in Abruzzo a Pescara è bello, perché poi gira, alla fine ci si ritrova. O un parente o un amico. Un paese. Come si diceva, quella è una sputazza, cioè nel senso che... nel senso positivo. Sì. Ci si conosce tutti. Allora, però ancora mi rispondi alla domanda. Come hai scoperto di saper far ridere la gente, gli amici? Cioè, quando è nata questa cosa? No, io ti dico la verità. Non ancora, sto ancora lavorando su questo concetto che non mi appartiene, nel senso che io non mi reputo un comico. No. Ma come no, se hai fatto ridere, continui a far ridere tutto l'Abruzzo e forse sei l'unico... pescarese che fa ridere anche altre regioni. Stanno tanti politici che fanno ridere, però non sanno di essere comici. Sicuramente sono molto più bravi in alcune cose. Il problema mio è che sono stato, adesso sto lavorando, sono stato molto timido. Tu? Sì. Non ti immagino, scusami.
Allora io mi permetto, do del tuo a Germano perché ci conosciamo anche perché da tanti anni. Anche il telefono mi dà del tu. Una volta. No, io da ragazzo ho fatto il seminario, non so se ti... Hai fatto il seminario? Sì. No, io questa cosa la sapevo, magari... molti che ci seguono sulla rete questa cosa non la sanno. Voi immaginate questo signore qui in Duccio, insomma seminarista, riuscite ad immaginare questa figura? Quando sono andato via, sì, il superiore ha detto che peccato, era l'unico su cui avevamo proprio riposto delle speranze. Quindi eri anche bravo. Sì, insomma, nella recitazione fai un po' di tutto, fai quello, fai quello. Ma avevi, no. Però poi non è scattata la scintilla? Cioè, no, io credo, no, sento mia moglie dice che ancora sono un bravo, cioè che dovrei, cioè che ho sbagliato a fare il... Cioè dovevi fare il prete? Dovevo fare il prete, per mia moglie avrei dovuto fare il prete, perché dici che sono troppo fesso, le mogli poi dicono sempre le stesse cose, no? Perché tu sei buono, perché tu sei quello, che là, sono talmente buono che mi sono sposato a te. Però il problema è che uscito dal seminario... E non dal seminato. Anche dal seminato. Mi sono ritrovato un mondo talmente cambiato che insomma facevo fatica. Ma dove l'hai fatto prima di tutto questo? Seminario ho fatto 3 anni a Francavilla, dove adesso è Villa Maria, non facciamo pubblicità, però se andate lì c'è ancora un'aria un po' austera, sta la spare, cosa. Dove stanno le suore, stavano le suore, adesso c'è la spare. E poi sono stato a Roma, a 4° e 5° ginnasio, con i Paolini, la Pia Società San Paolo, che è quella che sta in famiglia cristiana, per intenderci, insomma. Io quindi una base importante, una base classica la tua. Sì, 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 sì. Una base classica, poi ho fatto folk. E no, vabbè, ma... Un'evoluzione strana. Sì, ecco, perché sicuramente avrai notato questa tua, come dire... la tua possibilità di far ridere la gente, però quando è che ma questo hai è detto... stato un po' che dopo che succedeva che ero talmente timido che da solo mi veniva da ridere per quando ero stupido, capito? Tuttora succede, però se entravo in un negozio mi dovevo preparare la frase: buongiorno, avete degli slip da uomo per la mia taglia? Te la preparavi prima? Sì, la preparavo prima. Se trovavo una bella ragazza, arrossivo, non sapevo più che... Dai, questa è una figura davvero nuova anche per me, questa tua timidezza. Una volta trovai una bella ragazza, mi disse, prego, io mi sono rimasto bloccato, gli slip, e lei mi ha detto, li devo togliere, me ne sono scappato. Perché il mondo era cambiato nel frattempo, capito? In questi 5 anni c'era stato il 68, il 69, l'evoluzione, eccetera, eccetera. Quindi sono rimasto qui. Poi ho cominciato, che suonavo, perché mi piaceva sempre la musica, suonavo senza saper suonare, ovviamente, lo dicevamo prima con Stefano Severini, che suonavamo tutti senza saper suonare, però era bello questo spirito di stare insieme. Certo. E c'era uno spettacolino in cui c'era previsto un comico, mio amico, che era bravo, però non era molto creativo. Allora io gli scrivevo delle battute, no? Sai, quello del gruppo serio, silenzioso, che riesce a dire qualche... Le scriveva a lui e aveva successo. Una sera a San Giovanni Teatino, questo mio amico non si è presentato, si è impaurito perché c'era la piazza piena, eccetera. E io avevo problemi perché l'organizzatore era mio zio, e mentre io suonavo il basso, la cassa armonica di una volta, così lui mi tirava per il pantalone, e così mi dice, se ne ve lo come, te le vemo 60.000 lire. Il contratto totale era 80.000 lire. Stiamo parlando degli anni 70. 76, 77, 77, credo. No, scusami, 74. 74. E quindi... La mia preoccupazione era che per recuperare questi soldi, affittare l'impianto voci, mi ero impegnato per 25.000 lire. Quindi togliendo 60 ci dovevo, oltre a suonare, rifondere 5.000 lire. Un disastro.
avendo in mente che le battute le avevo scritte io, non ti preoccupare. Ho visto il consorzio agrario di San Giovanni Teatino, allora insomma, Mario che non c'è più, Mario Lufragi che si diceva, perché raccoglieva l'uva fragica. Ah ecco, perché questo nome. No, perché, vabbè, è lunga la cosa. Nelle cantine sociali di allora non si mandava l'uva buona. Ah. Il contadino l'uva buona ci faceva lui e lo faceva male perché non sapeva . E quella cattiva lo portava conferiva e c'era questo Mario che andava in tutti i contadini a raccogliere e quindi il suo soprannome era Mario Lufragi. Eccolo, scoperto insomma questo soprannome, non proprio carino però rendeva l'idea, Mario Lufragi che... E teneva la cosa aperta perché era festa e quindi il consorzio agrario poteva servire, che aveva il piano mangime, che sumentre. Io mi sono ficcato là dentro e ho detto: Mario, mi serve due cose. Che ti serve? Una camicia, se ce l'hai, di quelle che ci dai lo zolfo alla vigna. Uh-huh. E detto, sì, ritengo, ma perché è un cappello, una cosa. E quindi mi sono truccato per non farmi riconoscere. Sì, quindi diciamo da agricoltore ti sei. Insomma, una cosa così. Poi tenevano un paio di occhiali da sole rubati a mio cugino, erano pure buoni, sotto una lente e con il tappo di un sughero bruciato mi sono dipinto i baffi. E quindi sono salito sul palco con un occhio pure nero, eccetera. E ho rifatto quello che avrebbe dovuto fare il mio amico, ma perché? Perché l'avevo scritto quindi io. Quindi questo è davvero stato il tuo esordio, il primo spettacolo, il primo contatto con il pubblico della piazza. Tremavo. Quindi a San Giovanni Teatino nel 1974. 74, mamma mia. Sì, io facevo il bagnino di terra, non il bagnino quello nobile, che apriva e chiudeva l'imbrillone, questo è il mestiere mio. E finita la serata venne un talent scout, non posso dire il nome perché poi ha fatto altre cose, ha aperto anche lui case discografiche eccetera, e venne da me e mi disse: scusi, il comico? E io ovviamente mi vergognavo a dire, guardi, purtroppo lui appena fa lo sketch se ne va. Ah già, perché tu ti eri cambiato, insomma, eri tornato normale. Che peccato, ha detto che noi abbiamo un'orchestra, non mi era dispiaciuto. Allora io, per non perdere l'occasione di lavoro, ho detto: guardi, lo può trovare domattina alla Perla Rosa. Alla Perla Rosa, un stabilimento di Porta Nuova, Pescara Porta Nuova. E cioè, che fa? Ho il barista, ho il bagnino. Va bene, grazie. La mattina, verso le 10, stiamo a fare un caffè, arriva questo signore, mi guarda. Ma il comico di ieri sera detto, so io. Ma te invece si fate venire pure qua ieri sera. Bellissimo. Mi vergognavo. E comunque dopo andai col suo gruppo, fu un grande successo di pubblico, ma lì si conformò il mio destino. Perché grande successo di pubblico, ma lui in 5 serate, totale, ma date 5.000 lire. Fregata! Però dai, è stato un investimento. Dico, forse la cosa più comica è questa. È stata quella che sono 5.000 lire per 4 serate. No, ho lasciato 5 serate, 5.000 lire a sera. Avevo lasciato di fare il bagnino perché era un lavoro retribuito serio. No, certo. E vabbè, questo è l'inizio. Quindi questo è stato proprio l'inizio. Allora, i tempi del web sono molto veloci, quindi il primo capitolo lo chiudiamo qui. Anzi, capitolo primo, perché mi piace di più dire capitolo primo. Capitolo 1. Capitolo 1, capito? Capitolo primo. Quindi con il nostro amico... No, il titolo vero è capitolo primo. Capitolo primo. Vabbè. 118! Stampacchina 18! Vabbè, con Germano è questa. Lui riesce a creare sempre dal nulla qualcosa. Dicevo, chiudiamo l'appuntamento, questo capitolo primo con Germano D'Aurelio, Il gatto e la volpe e Focus, cercateci sul web. Il gatto e la volpe. Non si sa chi è il gatto e chi è la volpe. Salutiamo anche Stefano Mangiafuoco, come lo possiamo chiamare. A Mangiafuoco. E che ne so, il regista, quello che insomma muove il tutto. E grazie a Stefano Severini, grazie alla Round 35 qui di Pescara.
Ci vediamo al prossimo appuntamento con il secondo capitolo di Germano Deverello. Perché io sono un po' lungo a parlare. E non facciamo molti capitoli. Va bene, capitolo tutto. Sto qua la prossima volta. L'SK o nell'SK? Vergogna! La gente 300 euro di pensione, sti fitusi, 1000 euro! Grazie Presidente, breve circonciso, ma secondo voi perché Confindustria conciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Vergogna! Preferisco lei. È mia figlia! Bustettina, freghe di cazzate! Ma che cazzo volete? Ci volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Fregata! Marcolo, 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 Marcolo! Lecca culo, lecca culo, lecca culo! Quest'uomo è evidente, ha bisogno di aiuto. 118! Stampaggina 18! Gesso di caso! Tanto ve la do nei nostri seggi. E l'altro lo uccide. L'SK o nell'SK? Ha fatto la neve, oddio, oddio, non potevi scegliere, tu dai, scegliete la casa. Saluta Antonio. Ciao.